festeggiato il suo 91esimo compleanno proprio qui a Reggio Calabria e l'ho fatto insieme ai detenuti degli istituti penitenziari del Cile. Il lavoro vince il mondo, dobbiamo unirci tutti nella luce di Gesù che ha risuscitato la vita e la pace e la tranquillità per tutti i popoli. Dobbiamo pregare che ci ha detto che Milano avrà un'intervenzione, pregare senza interruzione, che Dio li uni tutti i paesi e fratelli a avvicinarsi all'amore, alla pace, all'accoglienza evangelica e di fratellanza per tutti i popoli del mondo. Eccellenza, oggi è il suo compleanno, lei è stato tanti anni ingegnere. Cosa l'ha spinta a festeggiare il suo compleanno insieme ai carcerati? È stata sempre la grazia divina che mi ha protetto, la Madonna soprattutto, che era mamma di tutti i popoli e che vuole che tutti gli uomini siano salvati come mamma. Il territorio ci chiede ogni giorno che avesse il territorio avrà una vita bellissima e buona felicità per l'eternità. Cosa dirà per primo ai carcerati oggi? Dobbiamo unirci tutti nell'amore fraterno, consacrare tutta la società al cuore di Gesù per avere la pace, per la vittoria spirituale, la tranquillità e la grazia divina. Essere tutti lieti e gioiosi nel volto di Gesù che guarda il popolo con il d'amore, tutti i popoli. E ieri la cardinale